Ok. Vai. La crusca fa bene alla comunicazione. Ce lo insegna Sabatini con la sua laurea honoris causa. Ma stavo da registrare? La vita che viviamo è talmente piena di novità, spunti, stimoli anche devianti, che si potrebbe pensare che in fondo questa lingua, come altre, dopo 5-10 anni non ci serva più. Non è vero, quindi ci sforziamo di far capire che durerà a lungo, anche se la vogliamo calpestare, si ribellerà, e allora usiamola come bene e facciamola rendere. Di fronte a tanti telespettatori, tra cui molti giovani studenti, come si potrebbe rivolgere a loro? Quali parole? Come sarebbe? Vuole far lasciare un appello agli studenti dell'Università dell'Annunzio, a tutti gli studenti d'Italia. Studiate quali sono le caratteristiche delle lingue in generale, del linguaggio umano, e poi applicatelo alla vostra lingua personale e vedrete che risolverete molti dei dubbi che vi vengono. Professor Francesco Sabatini, con i poteri conferitimi dalla legge, io ti conferisco la laurea magistrale in organizzazione e relazioni sociali. Oh, ma dico... Oh, hai saputo? Music Festival alla D'Annunzio. Cioè, ma butta via i libri e prendi il microfono. Dai, prendilo. Tanto ormai cantano cani e porci. Iniziamo col dire che è la mia prima intervista, quindi non so intervistare. Spero che almeno voi sappiate cantare. No, neanche noi, no. Noi cantiamo in playback, no, davvero, dai. Facciamo sentire qualcosa. Sì, state per uscire col nuovo singolo, quindi se vi va di farci sentire qualcosa. Non ci va. Non ci va, però, visto che c'è. Però proprio perché insisti, dai, sono un sacco di ragazze che vi guardano, aspettano. Allora, per loro lentamente lo facciamo adesso. Allora. Soli e adesso lentamente, segretamente, scivolando sulla pelle, tieni forte le mie mani, voglio viverti. Piaciuta? Sì, no. A me sì. Dai, siete bravi, ok? Abbiamo improvvisato. Ok, ora intervistiamo noi, allora. No, come prima intervista è andata bene, ho capito da... Ah, puntino. E poi i cantanti. Vedi? Vai. Prossima domanda. Io con te vorrei essere già sull'autostrada. Io e te. Che canzone hai portato? Facciamo quella che provavamo prima. Ma io non so le parole. Vai. Dimmi che non hai paura di stare con me. Che colpa ne ho io se in passato qualcuno ha giocato con te? Con te. Dimmi che sarai sincera. Basta. Non la sa, ragazzi. Cioè, no, bravo. Come sono entrato me ne esco. E oltre a cantare cosa fai? Studio filosofia, sono al primo anno. Con te, solo io e te. Hai brufoli? Sei depresso? Hai problemi sessuali? Insomma, sei uno sfigato. Dai, non serve andare a Lourdes. Basta un convegno di psicosomatica. Abbiamo 1000 partecipanti, 600, più di 600 studenti. Una cosa che veramente mi fa molto piacere. Beh, il congresso è ambizioso anche nel suo titolo, perché sarebbe la multidimensionalità nell'ambito dell'attuale moderna psicosomatica, dove tutto è intrecciato e dovremmo riuscire a vederlo, tutto quello che è chimico, biochimico, cerebrale, mentale, psicologico, sociale. E devo dire, qui devo ringraziare anche il mio amico professor Pio Conti, che ci ha dato l'opportunità di avere un personaggio come Doyle. Ma io sono rimasto colpito soprattutto dalla storia del professor Doyle, che ha raccontato qui
sul sistema limbico, un caso in cui un individuo molto calmo, molto pacifico, in un incidente stradale ha perduto la parte del lobo frontale del cervello. Dopo che ha perduto questa parte, cioè che è stata danneggiata questa parte anatomica del cervello, questo individuo è diventato aggressivo. Quindi questo lascia capire come la parte frontale lobare del cervello controlli il sistema limbico, cioè le emozioni. Which is your impressions about first impression about students? Which is the future for students from all over the world? Well, that's a big question and difficult to answer, but the thing is that I think with the technology today, students have more opportunities to learn than older people like myself, and research can be done more quickly because we can verify our references in a flash. And in the old days, we'd have to go to the library and look up references. It was very time. Anche quest'anno l'Action Day c'entra il bersaglio. Alla D'Annunzio non ci occupiamo solo di mente, ma anche di corpo. Avete altre domande da porci?